Il canottaggio adaptive è un movimento molto importante. Noi siamo una federazione paralimpica e lo siamo diventati perché per primi abbiamo avviato un'attività remiera del canottaggio adattato. E con questa pratica i nostri disabili ottengono dei miglioramenti nella qualità della vita, e questo è quello che ci spinge ad investire in questo settore, che ci dà le maggiori soddisfazioni, perché effettivamente la connotazione sociale del nostro sport è un fattore importante, è un valore importante al quale noi teniamo molto. Certamente poi abbiamo anche degli ottimi preparatori che hanno fatto una grande esperienza. Qui a Gavirate abbiamo il centro nazionale che, sotto la guida di Paola Grizzetti, ha già vinto una Paralimpiade. Certamente il canottaggio paralimpico non è in espansione solo in Italia, ma in crescita anche in tutto il mondo, quindi vediamo di anno in anno si aggiungono nazioni e diventa sempre più interessante, più agguerrito, più competitivo partecipare alle regate internazionali, tanto è vero che alle Olimpiadi ci saranno parecchi equipaggi schierati. Noi siamo riusciti a qualificare due equipaggi importanti, uno al quattro con storico, che, con il quale abbiamo vinto le Paralimpiadi, ma è cambiato nella sua composizione, e l'altro è il doppio, che si è qualificato già l'anno scorso ai mondiali di Bled. La preparazione è andata molto bene, adesso stiamo ultimando insomma gli ultimi aspetti tecnici. Noi domenica partiremo, quindi farà ancora qualche giorno. Le barche sono migliorate notevolmente, sia il 4 che il doppio. Devo dire che rispetto a Belgrado per il 4, rispetto al doppio per lo scorso anno e anche la Coppa del Mondo di quest'anno di Monaco, devo dire che i tempi si sono molto abbassati. Questo mi dà, diciamo che mi dà la sicurezza di poter vedere due barche che lotteranno sicuramente per prima centrare la finale A e poi dare del loro meglio, questo è sicuro. L'obiettivo nostro è quello di andare in finale e poi quando saremo lì ci giocheremo tutto. La concorrenza non manca, come del resto non è mai mancata. Quello che c'è però da sottolineare è che effettivamente rispetto a 4 anni fa sono molte più le barche vicine come tempi e tutto, quindi c'è stato un miglioramento generale. Ovviamente in termini numerici anche, però comunque saremo sempre 12 alle Paralimpiadi, quindi insomma devo dire che il livello si è un po' è migliorato in generale, ma non tanto il miglior tempo, ma tante barche, tante nazioni tutte vicine. Abbiamo qualificato una grandissima, abbiamo fatto una grandissima qualificazione. Niente, noi stiamo lavorando al massimo proprio per dimostrare quanto valiamo. Vero, sono reduce da Pechino, però Pechino è un capitolo chiuso. Adesso stiamo aprendo il capitolo Londra e vedremo di scriverlo nel miglior modo possibile, insomma. Questa stagione è iniziata a gennaio con i campionati italiani di remergometro, poi con la prova di Coppa del Mondo di Monaco, prima c'è stata la gara internazionale dove c'è stato il primo scontro con le altre nazioni, dove ci siamo misurati un attimo e devo dire che non è andata male. Poi invece a Monaco secondo me è stato un po' un rendersi conto di dove eravamo messi e che c'era da lavorare in una direzione diversa. Sono felicissima per il traguardo che ho raggiunto, perché ho lavorato un quadriennio per tenermi, cioè per prendermi questo posto sulla barca, e adesso che mancano pochi giorni sono emozionatissima e non vedo l'ora di sapere come va a finire. Ne siamo migliorati molto sia fisicamente che tecnicamente, e il grande punto di forza è che ormai siamo proprio un equipaggio, siamo un gruppo unito e affiatato con un unico obiettivo, e le cose in questo modo diventano anche molto più semplici.